Brutte notizie per il famoso attore Nicholas Brendon che nella serie Buffy interpreta il ruolo di Xander Harris. L'uomo infatti sarebbe ricoverato in ospedale per problemi di natura cardiaca al cuore. La famosa star della famosissima serie TV anni 90 sui vampiri purtroppo è salito direttamente in un'ambulanza in una barella con braccia incrociate. La foto parla chiaro, barba incolta, stanchezza, malessere, vivo dolore diffuso. L'attore appare infatti in una sedia a rotelle dentro un ospedale e viene assistito costantemente. Problemi cardiaci, quindi al cuore, in un posto, a sapere cosa effettivamente è accaduto. E ovviamente l'attore ha attraversato un periodo piuttosto difficile e complicato, scorso anno è finito di frena etica, come si legge su web, per una presunta pseudofrode. E avrebbe addirittura compiuto la voglia di farsi fuori, di uccidersi, di suicidarsi. Ha interpretato anche qualche fiction di minore importanza e diciamo che ha creato anche uno spin-off su Angel, un protagonista come lui proprio della serie TV in questione, ossia Buffy, l'ammazza vampiri. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, dal narratore italiano è tutto. Ciao a tutti, buona giornata.